È un ponte che fa bene il suo mestiere, unisce due vallate. Lo fa un po' silenziosamente, in qualche maniera. Non dimentichiamo che è un ponte urbano questo. Questa è città. Tra poco qui ci nascerà un parco abitato, vissuto. Qui c'è l'attività viva. Non è un ponte che attraversa una vallata selvaggia, è un ponte che attraversa una città. Ed è anche figlio di una tragedia questo ponte. Ed è forse la cosa che ci ha accompagnato. Ed è anche figlio di una tragedia questo ponte. Ed è forse la cosa che ci ha accompagnato tutti. Dico ci ha accompagnato perché, sì, ci ho messo un'idea, ma sono le 1184 persone che l'hanno costruito. Ebbene, è anche genovese nell'approccio, nel modo di fare, nell'ostinazione in cui è stato costruito. È genovese perché gioca con la luce. Vedete come comincia a giocare con la luce? Quando il sole scende un pochettino, adesso è all'altezza giusta, e incomincia a carezzare questa scocca di nave. Questo non è un ponte, è una nave. È come un bianco vascello che attraversa la valle. Insomma, c'è dentro un po' di tutto. C'è essere nave, c'è essere sobrio, semplice, forte però, forte, un po' silenzioso. Però c'è anche il gioco col vento. Questa è una vallata ventosa, non in questa sera, ma... E poi con la luce. E poi alla scoperta di Genova, non dimentichiamo che questo ponte è sempre stato, lo è sempre stato, da quando è stato costruito il ponte che l'ha preceduto, è sempre stato l'arrivo a Genova, l'arrivo nella Liguria. Arrivando da Milano, a un certo punto si scopriva la città, anzi non si vedeva la città, ma si scopriva il mare, la luce, il Mediterraneo. C'è questa sensazione e quindi è il benvenuto nella città. Beh, tutto questo fa sì che credo che questo punto sia genovese.